In psicologia, spesso, sono definite come uno stato complesso di sentimenti che si traducono in cambiamenti fisici e psicologici e che influenzano il pensiero e il comportamento di chi le vive. Stiamo parlando delle emozioni. L'essere umano è costantemente attraversato da emozioni e sentimenti, positivi e negativi. Oggi nella Grande Mente ne approfondiremo uno tra i più poetici. La nostalgia. L'essere umano può vivere uno stato di depressione, dovuta per l'appunto alla nostalgia di un tempo ormai trascorso e che si può solo immaginare, come per un emigrante, la propria terra d'origine. Pronto? Pronto, signor Fortunato? Sì. Ah, salve, sono Guidoni, chiamo dal comune. E cosa c'è lì? No, guardi, stiamo chiamando a tappeto tutte le zone del nord Italia. Sì. Per, come dire, capire se si trovano a loro agio nel nord o se hanno una certa nostalgia della loro terra d'origine. La nostalgia c'è sempre un pochettino, ma una volta che siamo qua, abituati qua. E il fatto di essere, diciamo, meridionali, le ha dato delle problematiche all'interno della terra civilizzata qua nel nord? No. Nessun problema abbiamo avuto. Sui mezzi di trasporto va tranquillamente, se c'è un posto libero si siede anche lei, giusto? Sì. Anche sua moglie è contenta, giusto? Sì, anche mia moglie è contenta. Perfetto, avete intenzione di stare ancora per molto? Sì. Ah, capisco. Vabbè, no, perché noi pensavamo appunto che poi la gente qua volesse a un certo punto ritornarsene a casa. Così noi ci troviamo bene qua. No, così liberavamo degli appartamenti per gli immigrati marocchini, liberavamo gli appartamenti per loro. Eccolo qua. Era per capire quello, capisce? Ormai ci siamo abituati qua. No, capisco bene, giusto, eh? Guardi, siamo davvero contenti, le posso confermare che anche il sindaco che è vicino a me è veramente contento. E comunque lo saluto, eh. Il sindaco saluta? Sì. Ah, grazie mille. Sindaco, ha detto che saluta! Grazie, salutalo! La nostalgia è uno stato psicologico di profonda tristezza ed esprime una mancanza di persone, luoghi o situazioni vissuti nel nostro passato e che vorremmo rivivere. Una su tutte, la nostalgia di quando da ragazzini ci si poteva divertire liberamente. Allora, ascolta, quindi nostalgia zero. No, non c'è nessuna nostalgia. Senti, ascolta, ma un po' di nostalgia, magari non so, quando deve al mare con la bastarda. Come? Vuoi che ti mettiamo qualche troia sotto casa per farti stare bene? No. Sai che noi del comune possiamo fare tutto, se vuoi ti mettiamo le troie sotto casa. Va bene? Va bene o no? Uè, coglione, vieni qua che ti scappo le palle, vieni. Passami il bastardo. No, lui non ha bisogno delle troie. Se vuoi ti mandagli tua madre, tua sorella, che ce n'è. Allora, mandiamoli due nigeriane stasera in casa vostra. Senti, coglione, vai a fare in culo a te i bastacci che hai, vai.